da un giorno, posso dire che un giorno di tanti anni fa, ormai quasi 23, il 31 marzo di quest'anno saranno trascorsi 23 anni, alle ore 19:10 circa del 31 marzo del 1995 è stato ucciso mio padre, Francesco Marcone. Lui era uno di noi, un concittadino diciamo, di questa terra, di Foggia. Per tanti anni ha viaggiato per lavoro, ha avuto il suo primo incarico, ha vinto il concorso del Ministero delle Finanze molto giovane e ha vinto questo incarico da vice direttore, quindi giovanissimo, e lo hanno spedito tra le montagne del Bellunese. E lì in qualche modo ha provato a fare del suo meglio, sperando di tornare a quella terra freddissima. Sapete, è partito da Foggia con una valigia piena di biancheria pesantissima, perché sua madre, vedendo partire questo figliolo dalla nostra terra calda verso le montagne, gli diede moltissima biancheria molto pesante. Mio padre ce lo raccontava sempre, dicendo: sapete, se sono partito con i mutandoni di lana, ci diceva. E lì però bisognava di tornare nella sua terra. E quando è riuscito a tornare, ovviamente non è arrivato immediatamente a Foggia, ma ha diretto degli uffici nella nostra provincia, anche dei piccoli uffici, un piccolo ufficio a Vieste, ufficio del registro appunto di Vieste, poi a Troia, per tantissimi anni, per 17 anni a Cerignola. E poi nel 1992 riesce a tornare a Foggia. Aveva 55 anni quando arriva a Foggia, e quindi aveva sulle sue spalle tanti anni di lavoro, una grande esperienza, sentiva di poterlo dirigere quell'ufficio di Foggia, appunto l'ufficio del registro. Oggi questi uffici, che sapete sono uffici singoli, all'epoca erano uffici singoli, oggi sono i singoli settori delle grandi aree dell'Agenzia delle Entrate. Prima il servizio al cittadino era più, come posso dire, più accurato, più diretto. Adesso le Agenzie delle Entrate fanno un servizio più generale, sebbene diviso per settori. Ma pensate che a quei tempi il cittadino poteva fruire di uffici singoli per ogni imposta. Forse insomma le persone più adulte ricorderanno l'ufficio del registro, l'ufficio imposte dirette, l'ufficio imposta sul valore aggiunto, cioè l'ufficio IVA, e quindi insomma via dicendo. E lui dirigeva appunto uno di questi uffici. Quando arriva a Foggia, la sua immediata percezione della situazione non fu molto positiva, tanto che nell'arco di pochi mesi lo vedemmo molto preoccupato e iniziammo a capire dallo studio, dalle ore di studio sulle carte che dedicava a casa, che aumentavano man mano che passavano i mesi, che la situazione era molto seria. Ma lui non si lamentava mai con noi, era sempre però fino al Natale, appunto Natale del 94, e quindi l'inizio del nuovo anno del 95, fu un Natale molto triste, in cui lui si isolò, non volle neanche accettare gli auguri da parte, diciamo, dei cittadini, che normalmente inviano anche un piccolo presente, che può essere un panettone natalizio, persino questi piccolissimi presenti al mittente. Quindi si chiuse diciamo anche in un ultimismo per noi molto preoccupante, e che poi giunse ai primi di marzo ad una serie di gesti, di atti, di denunce che lui mise in atto, e una di queste riguardava appunto la denuncia di una truffa molto grave che avveniva appunto all'interno dell'ufficio del registro, l'ufficio che lui dirigeva, e che si sostanziava in pratica nella presenza di quelli che lui chiamò dei faccendieri, che fermavano le persone, soprattutto i più sprovveduti, e promettevano in cambio di denaro e di sbrigo del
della pratica, mi spiego veloce, diciamo utilizzando anche il nome di mio padre, no? Quindi si spacciavano come amici di dipendenti del Ministero delle Finanze o comunque amici del direttore. E mio padre ovviamente iniziò a individuare questa attività fuori dall'ufficio, proprio all'ingresso dell'ufficio, da parte di queste persone, anche a seguito di varie denunce anonime. E quindi non poteva girare la testa dall'altro lato, anzi si rese conto che quell'attività probabilmente accadeva da tempo e quindi non poteva evitare di denunciare, era una cosa troppo importante, e così propose quella denuncia alla procura di Foggia. Ma quando tornò a casa, noi diciamo quel giorno lo vedemmo più sollevato, con un giornale, su cui una gazzetta del Mezzogiorno, credo, e sulla pagina di Capitanata c'era un piccolo trafiletto con il suo nome sbagliato. Invece di chiamarlo Francesco Marconi, un po' come ho fatto io gravemente adesso, lo chiamavano Gerardo Marcone. E mio padre disse: guarda, non hanno neanche capito chi sono, un po' appunto, ma io non ho capito, glielo posso assicurare. Dice ai miei figli: guardate, non hanno neanche capito chi sono e non hanno neanche capito che cosa ho fatto. Quindi era profondamente amareggiato. E questa cosa ovviamente ci preoccupò. Io ero molto sensibile agli stati d'animo di mio padre, insomma, una giovane donna, avevo 25 anni. E poi quel 31 marzo, ritornando da un pomeriggio in biblioteca, trovai un'automobile della polizia ferma davanti al portone di casa. Un ragazzino mi venne incontro con un pacco di patatine, lo ricordo ancora adesso, e mi disse: scappa, non andare nel portone se abiti lì, perché hanno sparato dentro. Allora io scappai verso la strada opposta a quella di casa mia, ma poi mi ricordai che quello era l'orario in cui ritornava mio padre, e così ritornai indietro e guardai i poliziotti fermi dall'espressione grave, capii che era successo qualcosa di terribile nel portone, e quindi dai vetri del portone, questo grande portone di legno che sapete è stato sempre un po' il portone di casa mia, cioè il portone che quando io lo aprivo, e poi quando diventai un po' più grande, papà mi diede il doppione delle chiavi del portone, quindi mi disse: tieni, questo è il doppione, aprilo, così quando ti senti poco sicura tu chiama, apri di corsa il portone, lo chiudi sempre alle tue spalle perché non sai chi ti può seguire e sei a casa tua. Quindi per me era l'apertura, la porta del luogo sicuro. E invece vidi lì sulle scale un uomo riverso, con il volto verso terra, il volto che aveva abbattuto su quelle scale di marmo. E in un primo momento non riconobbi mio padre, poi vidi i suoi calzoni leggermente sollevati e lo riconobbi, perché c'era un piccolo scherzo che facevamo io e mio padre. Io gli dicevo sempre che doveva indossare le calze abbinate ai calzoni, e invece lui la mattina con quel suo pantalone elegante acchiappava le calze di filo di scozza bianche e indossava quelle. E io invece a Natale gli avevo regalato delle calze grigie, blu, nere, e volevo che si mettesse quelle, perché gli dicevo: se ti siedi a cavalli la gamba, un signore elegante come te, un direttore di un ufficio pubblico, si vede che hai le calze bianche. E mio padre diceva: ma che vuoi che sia, l'importante è che siano sempre ben pulite. E vidi quelle calze bianche, mi dissi: ecco, lui, chi vuoi che metta quelle calze bianche su quei pantaloni grigi? E quello è stato il momento in cui è cambiata proprio letteralmente la mia vita. È finita la vita che avevo prima, proprio finita. E l'indomani mi svegliai, proprio ero un'altra persona. Sentivo la gravità enorme di quello che mi era accaduto, sentivo non solo l'assenza, il dolore della come posso dire, della fine immediata di un affetto forte, quale può essere non ovviamente il mio affetto verso di lui, ma quello suo verso di me, che era legato al suo essere al mio fianco. Io non lo sentivo più quell'affetto, e mi mancava
raccontavo ovviamente a tutta la nostra famiglia, ma sapete, già la mia famiglia nell'arco di qualche giorno iniziò a spezzarsi, perché una parte della famiglia iniziò a dire, soprattutto a me, che ero la figlia più grande, iniziò a dire: sai Daniela, tuo padre è vero che è stato ucciso, però fai conto che è morto punto e basta, tu indossa il lutto e vai a rendere omaggio alle sue spoglie, al Camposanto, e questo è il tuo dovere di figlia, e poi devi fare la tua vita, devi sposarti, devi lavorare, devi fare le tue cose, quelle che tuo padre avrebbe voluto per te. Sapete, questi discorsi mi suonavano stonati rispetto a quello che io sentivo rispetto a quella morte. Era una cosa che era piombata nella nostra vita, troppo grande, tanto che quando si celebrò il funerale, mentre la città, guardate, il giorno della messa di funerale di mio padre fu un giorno molto particolare, in primo luogo perché io vidi dopo svariati giorni il volto di mio padre, mi feci coraggio e lo guardai ed era completamente cambiato perché gli avevano fatto l'autopsia alla testa, quindi era irriconoscibile, ma io volevo dargli quell'ultimo addio. E poi mi sembrò così strano che quella chiesa fosse così gremita di persone che io assolutamente non conoscevo e che facevano la fila per salutarci, soprattutto quando le telecamere delle TV nazionali ci inquadravano. Alcuni ci hanno fatto le condoglianze due volte perché le televisioni erano diverse, le emittenti. E sapete, accorgersi di questo quando tu, tuo fratello, tua madre, voi tre soprattutto, stretti tra di noi, la sorella grande di mio padre, zia Maria, ci sentivamo morire nel vero senso della parola. E lì però il vescovo di Foggia, l'allora vescovo di Foggia, Monsignor Casale, pronunciò delle parole fortissime e disse: ma questa città quanti morti deve ancora aspettare per alzare la testa, per denunciare la mafia cittadina? In quella chiesa questa parola, questa chiara, ecco, espressione, che non so mezzi termini, ma lo disse chiaramente, mi riportò alla mente la sera della morte di mio padre, la sera in cui io trovai il suo corpo. E quella sera un poliziotto, che era uno dei due che erano accorsi, mi chiamò in una stanza e mi disse: tu sei la figlia grande? Dissi: sì, sono la figlia più grande. Devi essere forte perché tuo padre è stato ucciso dalla mafia. Sapete, per me la mafia era una cosa lontana, era la mafia siciliana, noi non pensavamo ci fosse la mafia a casa nostra, e tanto che nei giorni successivi noi eravamo convinti che chi avesse ucciso mio padre fosse venuto dalla Sicilia. Ma non solo io, nella mia ingenuità, eppure avevo 25 anni, ma anche le persone intorno a me erano convinte di questo. Mi dicevano: il killer è un mercenario prezzolato che è stato fatto venire da fuori, molto probabilmente dalla Sicilia. Pensate che immagine distorta della realtà. Noi pensavamo che la mafia fosse solo quella che aveva ucciso i giudici Falcone e Borsellino nel 1992. E sapete, nel 95, quando è stato ucciso mio padre, in realtà a Foggia erano già accadute due cose molto gravi: l'omicidio di Giovanni Panunzio, l'imprenditore che si era opposto all'estorsione del racket nel 1992, e nel 1990 l'uccisione di un altro costruttore, Nicola Ciuffreda, che oggi nessuno ricorda, ma che è stato il primo costruttore ad essere ucciso a Foggia. Quindi questa criminalità locale, che sembrava non organizzata, che quindi non sembrava una mafia, no? Come siamo soliti conoscerla, no? La mafia delle coppole, dei giuramenti, dei boss, no? Dei grandi boss, Totò Riina, Provenzano, Pinno Madonia e gli altri. Di fatto era completamente diversa, tanto che la nostra percezione di cittadini non riusciva a coglierla. E noi rimanevamo vittime invece di quelle mafie, perché esistevano già delle famiglie che ne erano rimaste.
rimaste vittime. E il risultato di questa assenza di percezione fu la solitudine della mia famiglia, perché nell'arco di pochissimo tempo noi restammo soli. Si fece proprio un vuoto, perché tutti capirono che io non mi sarei accontentata di andare a trovare papà al cimitero. In quanto, sapete, quello che io vissi in maniera molto dolorosa, con grande pena, fu il fatto che per tanti mesi non fummo chiamati da nessun magistrato. E ci sembrava strano, e temevamo di dimenticare quello che sapevamo di papà, quello che avevamo vissuto insieme a lui. Giorni. Eravamo io e mio fratello due ragazzi grandi, mio fratello aveva anche studiato le materie che mio padre poi dopo diciamo gestiva in ufficio, quindi io e lui sentivamo di poter raccontare delle cose alla magistratura e volevamo essere sentiti e iniziamo una serie di attività con un piccolo gruppo di persone che, sapete, questo piccolo gruppo di persone erano un gruppo di insegnanti con i quali, con le quali, perché erano quasi tutte donne, costituimmo un comitato cittadino, si chiamò Comitato Pro Francesco Marcone, quasi come se mio padre andasse difeso. Andava difeso, sapete, dall'oblio, dalla dimenticanza. Ma perché quella morte non doveva restare un dolore privato, un lutto privato? Come forse tante morti devono essere. Non bisogna sbandierare il nostro dolore, il nostro lutto. Il lutto deve essere sì una cosa condivisa, ma spesso il nostro riservo non lo deve rendere pubblico, a meno che non c'è un motivo in particolare. Ma se si tratta di un lutto causato da una morte violenta per mano di altri uomini, questo sì deve interrogare la comunità, che non può lasciare la famiglia da sola, sapete, perché quella solitudine e quell'isolamento producono un danno che non si può più, sapete, riuscire. Gravissimo, grave quanto quei colpi che uccisero mio padre. Io ho sentito più volte che mio padre veniva ucciso, man mano che veniva dimenticato, man mano che tentavano di farci tacere, sentivamo che lui veniva ucciso nuovamente. E con questo piccolo comitato, nell'arco di 8 mesi, riuscimmo a far sì che le indagini riprendessero con più forza, sapete, sempre con un atteggiamento rispettoso nei confronti della magistratura, perché in qualche modo capivamo che c'erano delle difficoltà, che quella terra, quel tribunale, quella procura forse non era preparata a quell'omicidio, l'omicidio di un uomo dello Stato che nell'esercizio delle sue funzioni viene ucciso, ma non è un magistrato o un appartenente alle forze dell'ordine, è un altro tipo di uomo dello Stato, senza divisa, senza armi, ma che realizzava con il suo lavoro un'altra forma di giustizia per tutti quanti noi. Perché vedete, mio padre amava moltissimo la sua terra e in quei 17 anni a Cerignola aveva imparato che cosa fosse la fatica delle persone povere che erano costrette comunque a pagare le tasse. Io ero molto piccola quando un giorno, una bimbina di 11-12 anni, 11 anni, quando lui mi portò con sé a Cerignola, perché era la festa della Madonna dei Sette Veli, quindi era più o meno questo periodo. E mamma, io quindi non andavo a scuola, mamma disse a papà: portala con te perché Daniela è una peste, almeno la porti con te, io sto più tranquilla, vado a fare la spesa, cucino. E io di buon grado andai con lui e lui mi sistemò nel suo stanzino, mi disse: guarda, se fai la buona ti metti a fare le tue cose, i compiti, perché poi te li controllo, dopo ti compro il panino con la mortadella. Sapete, questo panino con la mortadella, che sembrerà un premio veramente misero, per me era una meta irraggiungibile, perché io la mortadella da ragazzina mi faceva male e quindi non me la compravano mai, e quello era un vero premio per me. E a un certo punto, che cosa vedo da quella porta aperta sullo studio di mio padre? Vedo che entrano e si accomodano a quelle sedie, a quelle poltrone di pelle del suo studio, no, stile, come posso dire, tardo spagnolo, questi mobili di legno massicci, no? Entrano professionisti, tributaristi, notai a chiedere, diciamo, informazioni al direttore. A un certo punto sento vociare nel corridoio, mio padre si affaccia e dice a un collega: fagli entrare, parlo io con loro. E vedo che fa accomodare a quelle stesse sedie di pelle dei contadini con le scarpe piene di fango, che sporcano per terra.
alle stesse sedie, e parla con loro. Loro avevano questo problema, era morto il loro papà e dovevano pagare la tassa di successione, che era una tassa che pesava moltissimo sul reddito delle famiglie, soprattutto quando c'era una perdita. E loro si lamentavano, stiamo ancora pagando uno strumento di lavoro, un aratro, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anche pagare questa tassa, ma perché? E mio padre gli diceva, ma guardate che questa tassa vi ritorna in servizi, in libri per i vostri figli, la scuola, pagate così i maestri, la salute dei vostri figli, il medico di famiglia. E questi che lo guardavano, soprattutto perché una persona in giacca e cravatta dietro una scrivania gli dedicava del tempo, gli dedicava del tempo, era questo quello di cui avevano bisogno, essere ascoltati, ecco l'ascolto. E a un certo punto se ne andarono tranquillizzati. Quando loro se ne andarono, io irruppi nella stanza di mio padre e dissi, ma papà, vedi, hanno sporcato per terra, hai fatto sporcare la stanza. E lui mi disse, come ti permetti? Come ti permetti? Lo sai che loro hanno diritto a stare seduti a quella sedia esattamente come avevano diritto i signori di prima, con i loro cappotti buoni e le scarpe di pelle firmate. Loro lavorano dalla mattina alla sera, sudano e hanno bisogno di essere ascoltati. Esattamente come gli altri. E io che temevo di non avere più il panino con la mortadella, insomma, ma sentì, hai ragione, dissi, scusami. Però sapete, quando lui è morto, io mi sono ritrovata in alcuni momenti molto sola in questo percorso per chiedere giustizia e verità sulla sua morte, che è stato molto difficile. È durato tanti anni, perché ci sono state delle archiviazioni per delle piste che non portavano ad una verità. E allora, subito dopo l'archiviazione, io leggevo tutte le carte processuali e mi rendevo conto del suo lavoro certosino, di tutti questi fogli che lui applicava agli atti, chiedendo ai colleghi di rivedere i conti, cioè qui ricalcolare, qui attenzione, applicare meglio l'aliquota. Capivo, perché io lo sapevo, che lui non era il burocrate senza cuore, ma era una persona che ci teneva. Ecco perché quando sentii che alcuni della mia comunità dissero che se l'era cercata quella morte perché aveva denunciato, qualcosa si ruppe dentro di me e non produsse rabbia. Ecco, io sono stata in qualche modo, non dico fortunata, ma ho fatto gli incontri giusti, ho trovato le mani che mi hanno guidato, gli abbracci.